Ciao, sono Flounder. Per caso hai visto la mia amica Ariel? Ariel? No, non credo. Oh, sono in grossi guai. Sai, dovevo farle la guardia, ma volevo andare in esplorazione perché c'erano oggetti degli umani e dei tesori affondati. E poi ho nuotato fino alla grossa nave. Ho provato ad entrarci, ma non ce l'ho fatta. Non preoccuparti, Flounder. So che cosa bisogna fare. Tieni premuta la barra spaziatrice per nuotare verso l'alto. Per tornare verso il fondo, rilasciala. Fantastico! Usa la bacchetta magica per ritrasformare i folletti in spiritelli. Grazie! Cavolo, è piuttosto buio lì dentro. Sarà meglio entrare a cercare Ariel, eh? Ecco, se ti va bene, posso cercare io Ariel. Casomai tu avessi qualcos'altro di urgente da fare. Wow, sarebbe grandioso! Perché io devo tornare alla grotta del tesoro e fare spazio per tutti i nuovi tesori che troverà Ariel. Sì, ecco tutto. Ariel è dentro la nave affondata. Potresti andare a trovarla? Devi essere Ariel. Fuori ho incontrato Flounder. Ha detto che ti avrei trovata qui. Beh, piacere di conoscerti. Ti va di cercare tesori degli umani con me? Perché il tuo aiuto mi farebbe comodo. Oh, ogni volta che trovo un nuovo arricciaspiccia o un soffia bla bla, finisce fuori da questo oblò. Non ti pare strano? Questo sì che è strano. Che ne dici se io scopro dove vanno gli oggetti mentre tu cerchi altri tesori? Oh, mi sembra un ottimo piano! A presto! Usa il cursore per mirare a un folletto. Il cursore si trasformerà in una stella. Premi il pulsante del mouse per usare la magia. Superficie e li mostro al mio amico Scatto. Vuoi venire con me? Certo, non sono molto veloce, ma ti starò dietro. Beh, se può servire, c'è un sentiero molto facile attraverso la grotta del tesoro. Oh, Flounder può indicarti dov'è. Oh, penso di farcela. Ci vediamo in superficie. A Flounder serve il tuo aiuto. È nella grotta del tesoro. Thank you.
grosse bolle. Ostruiscono la via per salire in superficie. Volevo occuparmene io. Ma... forse potresti pensarci tu, visto che vai da quella parte. Unisci tre o più bolle dello stesso colore. Usa i tasti freccia destra e sinistra per mirare. Premi la barra spaziatrice per sparare. Round 1. Puoi salire in superficie. Scommetto che Ariel è lassù che parla con Scuttle. Lui sa tutto quello che c'è da sapere sugli oggetti degli umani. Scuttle vorrebbe parlarti. È sul suo scoglio. Puoi arrivarci attraversando la grotta del tesoro. Ariel, piacere di conoscerti. Mi chiamo Scuttle. Non mi capita tutti i giorni di conoscere una nuova sirena, quindi credo che sarebbe il caso di festeggiare. Vediamo, dove ho messo il soffiablabla? Era proprio qui. Scuttle, perché non mostriamo alla mia amica tutti gli incredibili tesori degli umani che hai trovato? Grande idea! Sei un genio, fanciulla. Mi piace. Ma... devono essere... Ehi, erano qui un attimo fa. Oh, mi spiace, tesoro, ma tutti gli oggetti degli umani sono spariti. Devono essere stati serpenti marini. Non riesco a tenerli lontani da quello che luccica. Beh, forse so quello che è successo. Fammi dare un'occhiata in giro, torno subito. Usa il cursore per mirare a un folletto. Il cursore si trasformerà in una stella. Premi il pulsante del mouse per usare la magia. Cielo, hai trovato tutto! Oh, li aggiungo subito alla mia collezione! Ti unisci a me? Vorrei tanto, ma devo andare a cercare il cristallo che ho perso. Capisco. Oh, se torni ad Atlantica, potresti passare dalla sala del trono di mio padre. Probabilmente Sebastian è lì. Voglio fargli sapere che sto bene. Oh, si preoccupa per ogni cosa. Ma certo! Arrivederci, Ariel. Anche a te, Scuttle.
È stato bello conoscervi. Divertiti, giovane. Passa quando vuoi. Va a trovare Sebastian nella sala del trono di Re Tritone. Sapere se trovi altri oggetti degli umani. Per tutte le meduse, dov'è quella ragazza? Che disastro! La mia carriera è rovinata! Sono lo zimbello di tutto il regno grazie ad Ariel. Credimi, quel concerto doveva essere il migliore che avessi mai diretto. Ma Ariel poteva sbrigarsi a venire? No! Suo padre, il re, mi strangolerà! Se prima non mi avrà sfilettato vedendo queste ragnatele dall'aria sospetta! Tu, ragazzina, hai visto l'uragano che ha colpito qui? Non sono stata io, ma posso aiutare a pulire. Sarebbe meraviglioso! Devo solo cercare di capire come spiegare al re perché sua figlia non ha cantato al concerto. Non preoccuparti, va a parlare con il re. Inizio a pulire io. Usa la bacchetta magica per ritrasformare i folletti in spiritelli. La piruetta magica per rimuovere le ragnatele dei folletti. Ce l'hai fatta! Guarda! Tutto è tornato alla normalità! Oh, grazie, mia cara! Ora dimmi, hai visto Ariel scorazzare in giro? Oh, sì! L'ho vista prima! È fuori a perlustrare? Vuoi che te la vada a cercare? Assolutamente! E quando la vedi, dille di tornare immediatamente qui! Guai a lei se sta nuotando verso la superficie! Gli umani portano solo guai! Va bene, la troverò! È stato un piacere, Sebastian! Perché non vai a trovare Flounder? È nelle caverne vicino alla stanza del trono e al teatro. Flounder, dov'è Ariel? È tornata di nuovo in superficie per vedere quella grossa nave degli umani. Ma è via da molto tempo e io credo che ci sia una tempesta in arrivo. Sono certa che tornerà presto. Potremo raccoglierle quei tesori mentre aspettiamo. Ah, non lo so. Lassù ci sono molti pesci palla e anguille. E noi... noi non andiamo d'accordo, sì, è così. Magari potresti prendere i tesori e io li porto alla grotta del tesoro. Non c'è problema. Tu resta qui, io torno tra un minuto. Raccogli tutti i tesori e restituiscili a Flounder. Sta attenta ai pesci palla e alle anguille.
Sei davvero brava. Non è che potresti aiutarmi anche con quelle ostriche giganti? Sai, Sebastian mi ha detto di aprirle così può raccogliere le perle per Re Tritone. Ma loro mi ignorano. D'accordo, Flounder. Trova le ostriche e usa la piruetta magica per aprirle. Le frecce di ben fatto. Oh, è grandioso! Grazie! Vado a portare nella grotta del tesoro tutti gli oggetti degli umani che abbiamo raccolto. Quando vedi Ariel, puoi dirle di incontrarmi lì. Certo, vado a vedere se è ancora in superficie. Va a trovare Ariel. È vicina alla spiaggia. Per raggiungere la superficie passa dalla grotta del tesoro. Non è magnifica? Oh, di solito adoro venire fin qui. Ma oggi c'è qualcosa di diverso. Oh, credi che qualcuno potrebbe osservarci? Oh, papà non deve sapere che sono salita in superficie. Fammi dare un'occhiata, torno subito. Usa la bacchetta magica per ritrasformare i folletti in spiritelli. Sei tornata! Hai visto Eric? Oh, vive lassù, nel castello che dà sulla spiaggia. Wow! Non sapevo che avessi già conosciuto un umano. Beh, in realtà non ci siamo conosciuti, ma l'ho salvato durante la tempesta. Faceva ritorno verso casa ed è finito in mare. Oh, oh, lo devo rivedere. Certo, di sicuro. Ma non adesso. Devi tornare al palazzo. Sebastian dice che sei in gran ritardo. Oh, il concerto! Oh, santo cielo! Devo andare! Grazie mille per l'aiuto! Spero di rivederti presto! Ciao! Con
Complimenti! Hai completato questo capitolo. Ora puoi tornare al Regno Incantato attraverso il portale. Bentornata! Puoi modificare la tua stanza, occuparti del giardino incantato, acquistare oggetti o scegliere un'altra avventura.